Pane politica arriva a Fano, domani la presentazione con un ospite d'eccezione, Walter Veltroni. Sì, è una grande occasione, per me è un grande onore perché Veltroni ha fatto la prefazione del mio libro che racconta appunto un viaggio nelle famiglie italiane, un viaggio in diretta social perché queste 10 cene in 10 città di provincia italiane sono andate direttamente sui miei canali social e quindi sono diventate delle cene condivise con migliaia di persone che hanno discusso insieme a noi delle motivazioni della sconfitta storica che la sinistra ha avuto nel 2022, al tempo stesso delle ragioni per ripartire e per costruire un'alternativa già dalle prossime elezioni europee. Mi fa molto piacere che ci sia Veltroni a Fano perché, come dire, uno dei politici italiani che è rimasto maggiormente nel cuore delle persone, oggi fa lo scrittore, il regista e aver trovato il tempo non solo per venire a Fano da noi ma per scrivere la mia prefazione, insomma davvero mi ha dato grande gratificazione. Un libro già presentato in altre parti d'Italia, com'è stata questa esperienza? Ma molto bella, lo sto presentando ovunque, in tutta Italia, e ogni presentazione ha un bel pubblico ad ascoltare, è stata molto apprezzata l'idea perché per tanto tempo abbiamo parlato di partecipazione, ci ha riempiti la bocca con questa parola, abbiamo sempre parlato agli stessi. E questa è una formula per andare davvero a discutere con le persone, dare valore all'ascolto, farlo in maniera moderna e tecnologica e al tempo stesso ovviamente è un libro che racconta non solo queste 10 famiglie, queste 10 tappe, ma anche alcune idee che ho messo in campo in vista delle prossime elezioni.